La tecnica retroperitoneoscopica è una tecnica mini-invasiva, consente un accesso diretto al rene, limita i rischi di infezioni. Infatti, questi reni molto voluminosi e ripieni di cisti spesso hanno delle cisti a contenuto infetto, per cui la rottura può determinare un'infezione. La malattia renale policistica, che colpisce circa una persona ogni 1.000 nuovi nati come incidenza, ha come caratteristica l'ereditarietà. Di solito questa patologia si evidenzia tra la terza e la quarta decade. Queste cisti con il tempo si ingrandiscono. Con un palloncino apposito si distende questo spazio che sposta in avanti il sacco peritoneale, quindi mi crea uno spazio dove posso andare a operare ed è lo spazio dove noi abbiamo il nostro rene. Questo tipo di intervento è una grande sfida, perché la metodica mini-invasiva non è sinonimo di intervento a bassa complessità, ma il chirurgo con un minimo impatto sul paziente esegue un intervento ad alta complessità. Circa il 50-75% delle persone colpite sviluppano un'insufficienza renale che li porterà alla dialisi. E spesso è necessario un trapianto renale, asportare uno dei due reni per poter far spazio. Quindi lascia assolutamente integra e priva di aderenze e cicatrici la zona dove poi il chirurgo andrà a operare per impiantare il nuovo rene. Quindi 5 giorni perfettamente a posto e pazienti dimesse. In nessun caso abbiamo avuto problematiche di infezioni, febbri o complicanze di altra natura come perdite ematiche.